Sette brevissimi minuti. Sette. Dove siamo stati in paradiso? 7 minuti. Bravo, amici, un mio sporciano, il video su questo canale con il nuovo video. 7 minuti in cui abbiamo sognato, in cui ci abbiamo creduto, ma che non sono bastati. 7 minuti che fanno male. Potevamo fare di più. Non lo so cos'è che è mancato. Sicuramente gli uomini, perché eravamo contati, sicuramente l'inesperienza, sicuramente non lo so, non lo so. Perché passi in vantaggio, non puoi dopo soli 7 minuti farti recuperare in un modo anche un po' scemo. Perché che si fa superare, si fa dribblare facilmente. Magnan che respinge male, è il suo punto debole, la respinta ogni volta respinge male, sempre un po' troppo centrale. E Teo e Romagnoli che guardavano, non lo so che guardavano, non lo so, intorpidi dal freddo, non lo so, diciamo, il freddo, io soffro il freddo, non lo so che guardavano. Questa combinazione di eventi ha permesso a Salah, giocatore di indubbio talento, non lo scopriamo certamente oggi, nel senso, insaccare il rete, una palla per lui abbastanza troppo facile. 1-1. E lì la partita, non dico che è finita emotivamente, però ha cambiato totalmente il registro della partita. Perché si sapeva, già il Liverpool giocava praticamente con tre titolari, penso, non seguo stabilmente la Premier League, anzi completamente la Premier League, quindi non so qual è la formazione tipo del Liverpool, però penso, vabbè, Alisson, Mané e Salah siano solo loro tre, penso, gli unici tre titolari, forse Konaté, non lo so. Poi avevano i due terzini giovanissimi, Minamino e altri due centrocampisti che sono sicuro che fossero dei, diciamo, panchinari, delle seconde linee. E già Klopp ci aveva fatto, diciamo, questo regalo, per quanto c'erano già primi, ci sta a fare turnover. E questo regalo. Poi, ovviamente, non è che volevano perdere, ci mancherebbe. Hanno giocato una partita più chiusi dietro. Infatti, la prima mezz'ora circa è stata veramente, cioè, bloccata come partita, perché appunto noi non volevamo scoprirci per non subire gol. Loro erano sempre dietro ad aspettarci, quindi è stata una partita molto bloccata. Siamo riusciti a trovare il gol anche in maniera anche un po' fortunosa sul calcio d'angolo, grazie a due rimpalli, diciamo, e Tomori è riuscito a staccarla in rete, ma dopo appunto 7 minuti ci siamo fatti fare il gol come degli stupidi. Il primo tempo finisce 1-1, però ancora, cioè, nel frattempo nell'altra partita Porto a Atletico Madrid, dove ci serviva che il Porto non vincesse e l'Atletico Madrid non dilagasse, stavano appunto 0-0, quindi ancora c'erano speranze. Allora, il primo tempo, il primo minuto lo giochiamo un po' timidi, cioè facciamo abbastanza minchiate, poi iniziamo, usciamo, creiamo qualche occasione abbastanza, non dico nitida, però creiamo gioco, facciamo del gioco. E poi Tonali inizia a fare cappellate. Si sentiva, c'era quell'aria di tensione, di inesperienza, giocatori che ancora non hanno mai vissuto queste notti, praticamente nessuno, a parte forse Ibra, e basta, penso, N nessun altro, forse Magnan, ma neanche, partita da dentro fuori, praticamente, a parte Ibra, nessuno penso le abbia giocate. Sentiva quella tensione, Tonali che fa due, tre cappellate nella stessa azione, e poi la cappellata finale, perché Tomori che sbaglia quello stop banale. Banale, passaggio di Magnan, e lui mi pare da Magnan, penso provenisse, vabbè, comunque stop, perde il possesso del pallone, arriva mi pare Salah, tira, Magnan di pugno istintivo, un pugno distinto, para il pallone, che però sfortunatamente anche, diciamo, va al centro dell'area e Origi praticamente con la porta sguarnita deve solamente staccarle a rete, e lì la partita si è chiusa. 2-1 sotto, dobbiamo fare due gol, sperare che l'Atletico appunto non dilagasse, perché nel frattempo l'Atletico stava vincendo, però alla fine con la vittoria dell'Atletico per 1-0 la nostra vittoria sarebbe bastata per passare. E niente, e poi capisci che
Non puoi vincere una partita del genere quando già parti con Krunic titolare, Krunic e Messias. Per provare a ribaltare la partita, che fai? Giustamente, quelli sono i giocatori che hai a disposizione. Esce Krunic, che già non è questo gran talento, anzi. Esce Krunic e chi entra? Bakayoko. Noi abbiamo provato a ribaltare la partita con Bakayoko, noto centrocampista offensivo proprio, con i piedi sopraffini. Capisci che non puoi. Che devi fare? Anzi, ci proviamo. Se solo che sì, se solo che sì, se solo che sì, che sì, che sì, ma anche solo per dire non abbiamo perso, abbiamo preso un punto contro il Liverpool. No, 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 no. Madonna, come fai? Come fai? È la prima a tu per tu con Alisson, dopo una palla della Madonna di non mi ricordo chi, che fa lui, che fa che sì? Scavetto, invece di dargli una cavolo di saccagnata, che ne so, scusate, forse anche poco sportiva come cosa, tirargliela, diciamo, anche in faccia, diciamo, lo stordivi, mi dissocio, però nel senso, lo stordivi, gli rompevi i denti, qualsiasi cosa, ma almeno tiraci una saccagnata, no, un pallonetto, che, giustamente Alisson da ottimo portiere qual è, resta in piedi e la prende il pallone, lo prende, invece no, lo vuoi parare Alisson? E rompi i denti. Scusa, no, non voglio, cioè, nel senso, tipo quando nel tennis la tira addosso al giocatore per dire, vabbè, appunto, voglio fare appunto, tieni, la tira addosso, mi dispiace, scusa, devo fare appunto però, Machiavelli. E poi il secondo gol, manco me lo ricordo cosa si è sbagliato, non me lo ricordo che ha fatto, che mi ha fatto imbestialire. Non l'avremmo vinta, cioè non è che dico, vabbè, per colpa di che sia, un sacco di fattori hanno influito su questo risultato, però che palle, tanto per dire un punto abbiamo fatto, no, no. Liverpool nel frattempo, l'Atletico mi pare nel frattempo ha fatto tipo 3-1, quindi anche con la nostra vittoria forse non saremmo passati, differenza reti, forse saremmo arrivati pari e forse con differenza pari e punti ovviamente pari, non so cosa avrebbero guardato e saremmo forse usciti lo stesso, comunque non lo so. Che dire, ora passa l'Atletico come secondo. L'Atletico, cioè, mille volte meglio il Porto. L'Atletico passa. Io non lo so. Il Porto va agli spareggi, diciamo, in Europa League perché sedicesimi alla UEFA non piacevano. Il nome sedicesimi non piaceva. E noi ultimi. Prendiamo il lato positivo. Ci concentreremo solamente sul campionato. Prendiamo il lato positivo, per quanto almeno volevo giocarlo nell'Europa League. Tanto se gioca a marzo, cioè. Dire, vabbè, abbiamo ancora un obiettivo oltre la Coppa Italia, diciamo. E vabbè, ragazzi, dai, abbiamo lottato, ci abbiamo provato, avevamo un girone difficile. Speriamo di poterci riprovare. Questa è la cosa fondamentale, di poterci riprovare l'anno prossimo, magari partendo dalla terza fascia invece della quarta. E vediamo, ragazzi. Nel frattempo l'Inter perde 2-0 contro Asensio e finita. Vabbè, 2-0 contro il Real Madrid, quindi passa come seconda. Questo passaggio, cioè passare il turno era fondamentale, nel senso non fondamentale, sarebbe stato veramente utilissimo perché soldi che entrano, cioè compreremo lo stesso un difensore, però l'avremmo fatto in, diciamo, pari, senza metterci forse di tasca, no, tasca loro, diciamo, i soldi. Vabbè, che così è, così è. Vabbè, orgoglioso dei ragazzi che ci hanno provato. Va bene così. Vabbè, like, commento, schizzante della prima per non perdere nessun nostro video. E ci vediamo ad una prossima partita del Milan. Ciao!